Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro con padre Enzo Bianchi dal titolo Insieme, nell'ambito del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, il cui tema quest'anno è condividere. Come amministrazione abbiamo deciso di entrare in questo importante circuito per la valenza formativa proprio che offre, perché si rivolge ad un pubblico di età varia, con proposte culturali che affrontano a più voci e con diverse angolature il tema scelto di anno in anno. Noi come città di Asola siamo sulle rive del Chiese, ma l'Oglio è a poca distanza, tanto che a pochi chilometri in località Canneto il Chiese si butta nell'Oglio. Asola è al confine di tre province, Mantova, Brescia e Cremona, e da sempre nell'arco dei secoli ha fatto di questa posizione un punto di forza, sia per gli scambi commerciali che per quelli culturali. Lo scambio, soprattutto quello culturale, implica da sempre generosità. Infatti la conoscenza, il sapere, la sapienza non devono rimanere appannaggio di pochi, ma espandersi, dilagare, ed è quello che accade con questo festival. La generosità si allea con un sentimento interiore di abbondanza, la sensazione, insomma, che abbiamo abbastanza da condividere, da donare, indipendentemente dagli standard che il mondo ci offre e sui quali proprio a volte ci vuole appiattire. Francesca Nodari ci ha creduto fin dall'inizio e va un grande riconoscimento in primis a lei e poi man mano ai vari relatori e in particolare stasera a padre Enzo Bianchi. Senza dimenticare, secondo me, gli organizzatori, perché senza di loro questa grande manifestazione non sarebbe possibile. Grazie anche a tutti i presenti, perché è la più viva e bella testimonianza che il nutrimento di pensiero che ci viene offerto è importante e ci fa crescere come persone e come collettività. Grazie a padre Enzo Bianchi, grazie a Francesca e grazie di nuovo a tutti voi. Buonasera a tutti, signore e signori. Sono molto emozionata, molto commossa di vedere una folla così grande, così importante, per una figura che sa pensare in grande come Enzo Bianchi e che ringraziamo di cuore per aver accettato ancora il nostro umile ma convinto invito ad essere qui in mezzo a noi, a fare comunità, a fare comunione, a condividere. È stato uno di coloro, di quelli che ci hanno suggerito la scelta di questo tema, che continuano, e lo ringraziamo anche per questo, ad indicarci la strada dritta per la pratica di una vita buona. Rivolgo innanzitutto il mio ringraziamento all'assessore Genevini, al sindaco Favalli, a Don Luigi, al reverendo di questa meravigliosa cattedrale che ospita un pensatore di grande caratura come Enzo Bianchi, conosciutissimo, non ha bisogno senz'altro di presentazioni. Noi a Enzo Bianchi non dobbiamo soltanto la gratitudine per il fatto di assicurarci la sua presenza, di venire convintamente al festival di anno in anno, ma gli dobbiamo anche questo consiglio, questo indicarci sempre la strada buona da seguire. È senz'altro un maestro della nostra contemporaneità così disorientata, così spaesata, con un grandissimo bisogno di fare comunità, di fare condivisione. E allora più che mai quest'anno abbiamo deciso di partire con la scelta di questo tema, di questo verbo all'infinito, che si può coniugare in più modi. Credo che il titolo che questa sera Enzo Bianchi ha dato alla sua lezione magistralis, Insieme, sia un imperativo, sia davvero una sorta di viatico per le nostre esistenze, per le nostre vite di corsa. Vado velocissima perché l'ospite d'eccezione è senz'altro Enzo Bianchi. Mi permetto soltanto di ricordare come
danni in più libri, e voi ve ne ricorderete senz'altro, e anche durante le conferenze, Enzo Bianchi ci sta avvertendo di come si stia diffondendo sempre di più nella nostra società un clima d'emergenza, un clima di rancore, un clima di aggressività che ricorda molto da vicino quello che nel 1929 scriveva nel Disagio delle civiltà Freud, e ricorda molto da vicino, in un certo senso, anche quello che scriveva Simmel sull'individuo blasé, che diventava ormai non perché idiota, ma perché plasmato dal denaro, che era diventato la misura di tutte le cose. Ecco, un individuo asettico, un individuo con un alto tasso di aggressività. Purtroppo oggi ci troviamo dinanzi ad una società dove l'homo homini lupus sta diventando un paradigma che conosciamo fin troppo bene nella nostra quotidianità. Non c'è da perdere la speranza, non c'è da perdere la fiducia, ma forse c'è bisogno di ripartire, c'è bisogno di cominciare a incamminarsi davvero insieme, a partire da quell'appello alla responsabilità, a quella relazione asimmetrica cui più volte in più testi Enzo Bianchi si rifà, richiamandosi a Levinas e altri grandi pensatori del Novecento, ai padri della Chiesa, insomma a tante fonti anche delle Sacre Scritture, proprio per indicarci come non ci siano alternative al nostro insieme, allo stare insieme, se non la solitudine, l'egolatria e l'indifferenza nei confronti dell'altro, che poi diventa quasi una chiusura autistica del sé. Bene, io a questo punto cedo immediatamente la parola a Enzo Bianchi. Ricordo che trovate alcuni dei suoi libri, tra cui l'ultimo sulla vecchiaia, che ha venduto migliaia di copie in pochissimo tempo. È un nostro maestro, e con un grande applauso, un maestro va ascoltato e va accolto. Grazie a tutti. Un saluto a tutti voi, un ringraziamento a Francesca Rodari per l'invito che mi rinnova di anno in anno per riflettere su dei temi che sono decisivi per la nostra società, e un ringraziamento anche all'assessore e al parroco di questa cattedrale che ci danno l'accoglienza. C'è una convinzione assai condivisa che viene costantemente denunciata in questi ultimi anni. Siamo in una situazione di crisi. Ma cosa vogliamo dire con questa parola così frequente sulla nostra bocca, evocata in molte situazioni? Barbara Spinelli ha scritto: la parola crisi è tra le più tentacolari che esistono nel vocabolario. Più che una parola, è un albero, una pianta dai rami molteplici e incessanti. Sappiamo che questo termine, crisi, deriva dal greco, krisis, che indica l'operazione di passare al vaglio, di compiere un'opera di separazione ed esprimere quindi un giudizio. Nell'antica medicina greca questa parola, crisi, era evocata per indicare il momento in cui la malattia andava verso la morte oppure verso la guarigione. Il momento critico, appunto, il momento della svolta, o per il bene o per il male, o
per una situazione migliore o per una situazione peggiore. Ma la crisi evoca sempre il momento in cui si ha la chiara sensazione che le cose non possono continuare così. In epoca moderna, l'applicazione di questo concetto dal corpo di un paziente si è estesa anche al corpo sociale, alla società, a quella che noi chiamiamo polis. La società come organismo vivente che può conoscere fasi di crescita, fasi di espansione, fasi di benessere e all'opposto fasi di declino, fasi di diperimento, fasi di decrescita. E qui dovremmo fare un'altra affermazione: come nel corpo umano la crisi è vitale, è inerente alla vita, così anche in un corpo sociale la crisi non può essere evitata per sempre, non può essere rimossa, dimenticata. Prima o poi, e la storia ce lo insegni, arrivano sempre delle crisi per la società. Ma quel che si richiede quando giunge la crisi è di poterla gestire, di razionalizzarla, di elaborarla per non permetterle di trascinarci verso la rovina. Allora la crisi può diventare addirittura un appello a ripensare le cose che ci hanno portato alla crisi. Dunque, nel nostro caso, ripensare la società, ripensare i modi di vivere, ristrutturare gli equilibri, situarsi in una nuova fase, magari inedita, della vita sociale. Eccoci dunque oggi, potremmo dire, a giudizio di molti, siamo nel pieno della crisi, in un momento di passaggio. Detto questo, occorre però assolutamente leggere la crisi che molti, o meglio i più, leggono e definiscono come crisi economica politica, e gli ultimi della società la soffrono realmente, ma innanzitutto in verità come una crisi sociale, una crisi culturale, una crisi etica, se si vuole una crisi antropologica. Il mio giudizio vuole mettere a fuoco il cammino di umanizzazione e mi porta a dire che almeno da due decenni questo cammino è stato fortemente contraddetto da una barbarie incipiente. La barbarie è qualcosa che contraddice lo sviluppo positivo della vita buona, della vita sociale. E certo, credo che sia necessario ricordarlo, alla fine degli anni 90 ho scritto significativamente un articolo sulla Stampa e su Repubblica, piccoli passi verso la barbarie. Nel 2012 ho scritto un altro articolo, grandi passi verso la barbarie. E io credo che oggi siamo tentati dalla barbarie più che mai. D'altronde, questa affermazione che io faccio trova un parallelo in Guy Coq, questo grande pensatore francese che proprio nei suoi volumi parla della barbarie che si sta estendendo in Europa, che mette in pericolo tutti quegli accrescimenti di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di fraternità che
con grandi lotte sociali avevamo cercato di rendere acquisizioni per la società e non per qualche gruppo soltanto. Per cogliere l'ampiezza della crisi è sufficiente declinare questa parola accostandola ad alcuni aggettivi. La crisi oggi è politica, perché la politica si mostra certamente piena di contraddizioni e la politica nel senso grande del termine, dobbiamo riconoscerlo, si dimostra afona e inconcludente, a tal punto da generare diffidenza e disaffezione profonda nelle nuove generazioni. Chiedete a dei ventenni cosa pensano della politica e riceverete delle risposte che certamente mostrano una non fiducia, una non speranza, né nella politica né eventualmente nei soggetti che la detengono e dovrebbero in qualche misura plasmare la società proprio nella forma della polis. Ma c'è anche una crisi democratica, perché ormai sono in corso manovre di tirannia compatibili con l'attuale assetto democratico. C'è una crisi sociale, perché non si è più capaci di avere un orientamento, un orizzonte comune per la società. La società è frammentaria, gli interessi individuali prevalgono, non si ha più la volontà di una convergenza per costruire insieme la società. Se c'è una parola, ha detto recentemente il grande sociologo che ci ha laziato, Zygmunt Bauman, che credo tutti conoscete perché le sue opere sono state tutte in Italia, oserei dire, un vero segno di orientamento, lui diceva che ciò che è più in crisi è la parola insieme e il suo significato insieme. Vogliamo fare le cose da soli, non insieme, gli uni senza gli altri, magari gli uni contro gli altri. Ecco quindi allora una crisi sociale. La polis non emerge con facilità, non diventa una costruzione comune. E tutti voi, permettetemi di dirvi, siete testimoni di come nell'agone politico c'è il continuo tentativo di rendere illegittimo l'avversario, il concorrente, ed impedire qualunque possibilità che sia di un ascolto, di un confronto, di un dialogo. Io sono un monaco, non ho la televisione, ma non sono neanche così ingenuo da non sapere cosa avviene nei varie trasmissioni del talk show, dove la rissa, la delegittimazione reciproca entra nelle nostre case e fa vedere davvero dei soggetti con accenti di barbarie che invece di ascoltarsi e pensare a un cammino comune si oppongono e addirittura tolgono l'uno all'altro la legittimità. La crisi è anche legale. Siamo ormai giunti in certi ambienti a giustificare l'illegalità e che ci sia una corruzione in tutta la nostra società, tutta Europa, ma particolarmente in Italia, anche questo non devo certamente fare un'opera di convinzione verso di voi. Ma la crisi è anche culturale. Abbiamo autorizzato l'anticultura dei localismi autoreferenziali, delle mancanze di orizzonti aperti. L'autoreferenzialità, il pensare solo da noi, senza gli altri, a livello culturale lo si vede emergere costantemente in una diffidenza verso tutto ciò che è diverso, verso ciò che è altro,
verso ciò che è sconosciuto, ma la crisi è anche morale, perché abbiamo perso la postura richiesta dei principi di giustizia e di uguaglianza. E infine, ovviamente, quello ormai ne abbiamo le orecchie piene, la crisi è finanziaria ed economica. Ma purtroppo, permettetemi di dire, si parla ormai da 2 decenni di crisi finanziaria e economica e non si tiene conto che in realtà la crisi ha tutti gli altri aspetti che vi ho ricordato e che sono poi anche quelli che in profondità sono la radice della crisi economica e della crisi finanziaria, certamente gestita dai poteri forti, poteri ormai quasi invisibili, poteri transnazionali, poteri di fronte ai quali misuriamo a volte la nostra impotenza anche come stati e come nazioni sovrane. Di fronte a questa crisi dobbiamo certamente chiederci: come mai siamo giunti a questo punto? Perché non abbiamo saputo reagire ai suoi primi sintomi? Ma oltre ad esprimere il giudizio sull'irresponsabilità, sull'incoscienza dell'azione nostra e di chi avrebbe dovuto essere responsabile, dobbiamo anche cercare cammini di uscita dalla crisi, e questi cammini devono essere cammini di umanizzazione in vista di una vita sociale più buona, di una convivenza più bella. La crisi sollecita la nostra responsabilità e, permettetemi di dire, in questa risposta non dobbiamo iniziare dal nulla, dal niente, perché abbiamo una storia, abbiamo una Costituzione repubblicana ancora capace di indicare i principi necessari per l'edificazione della società. Abbiamo nella nostra eredità umanistica, e penso che si possa dire anche ancora cristiana, l'indicazione di una direzione, di un senso verso cui andare. Allora questa sera con voi mi soffermerò su 2 indicazioni, o meglio, su 2 nozioni che sono da ripensare urgentemente. La prima nozione è quella del bene comune. La seconda nozione è quella del condividere, della communitas, della comunità. Il bene comune. Recentemente François Flahaut, direttore del Centro di Ricerca delle Arti e di Linguaggio di Parigi, ha dato un contributo decisivo sulla nozione di bene comune, con un libro che significativamente si intitola «Dove se n'è andato il bene comune?» punto interrogativo. Sì, noi ci possiamo porre questa domanda: dove è andata la nozione del bene comune? Che fine ha fatto? Bene comune è un concetto essenziale per la convivenza, per la qualità della vita nella città umana. Questa espressione è composta da 2 parole, bene e comune. Bene significa ciò che noi vorremmo e ciò che noi auguriamo alle persone alle quali siamo legati. Il bonum, il bene, è ciò che gli uomini e le donne desiderano per vivere in pienezza. Comune deriva dal latino communis, che indica un compito fatto insieme e un dono condiviso. Bene comune, dunque, non è semplicemente un patrimonio comune, qualcosa di materiale o di immateriale posseduto insieme.
ma è l'insieme delle condizioni di vita che favoriscono il benessere, l'umanizzazione di tutti. Bene comune sono la cultura, bene comune è la democrazia, bene comune è la qualità della vita, bene comune è l'aria che respiriamo, è la condizione ecologica del nostro ambiente. Aveva affermato Stefano Rodotà, al cui nome è anche legata l'istituzione di una commissione per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, bene comune è un concetto che esprime i diritti inalienabili dei cittadini, dal diritto alla vita, al bene primario dell'acqua, fino alla conoscenza in rete. Il naturale destinatario del bene comune non è l'individuo, ma è la persona, come la ricerca del personalismo ha saputo mettere a fuoco ed evidenziare. Bene comune, va ricordato, è un concetto formulato nel momento dell'emergenza dell'Occidente, nel XIII secolo. È un concetto forgiato dalla civiltà cristiana. Sulla scia di Aristotele è stato soprattutto il Medioevo cristiano occidentale, tra cui certamente resta sempre capitale Tommaso d'Aquino e la sua filosofia, ad osservare come la società, la rete delle relazioni, è antecedente all'individuo persona. Così l'unità del corpo è antecedente alle membra che lo compongono. Sicché il bene di ciascuno ha bisogno del bene comune che lo preceda e nel quale possa definirsi. Nei secoli successivi questo concetto di bene comune è stato tralasciato in favore della concezione individualista e utilitaristica della società e si è progressivamente imposta l'idea secondo la quale l'organizzazione politica della società si giustifica per il fatto che essa garantisce ai suoi membri i diritti individuali di cui sarebbero dotati anteriormente alla loro esistenza sociale. Il bene comune, vedete, si è così oscurato, lasciando il posto all'interesse generale, concepito come la somma degli interessi individuali e il risultato dell'arbitraggio tra di loro. Ora l'espressione interesse generale postula implicitamente che la base della società e il suo fondamento sia l'economia, e ciò a molti sembra oggi evidente, quasi non discutibile. L'economia è il primato, e tutti voi sentite dire che il primato l'ha il mercato. È il mercato il grande idolo, è il grande Dio introdotto verso il quale c'è la venerazione da parte della contemporaneità. E il mercato certo è cieco, guarda solo il flusso del denaro e giudica e decide tutto in base al denaro guadagnato. Ma attenzione, è proprio vero che l'economia è il fondamento della società, che l'utilità è la sola ragione d'essere della società? È proprio vero che ciascuno deve perseguire il proprio interesse e che nessuno possa intervenire a turbare il gioco degli interessi individuali? La vita buona riguarda solo la vita privata degli individui? O i diritti individuali non devono forse essere temperati con i diritti degli altri nella ricerca appunto del bene comune? Ecco perché la vita buona non può essere dettata dall'economia soltanto.
Invece, proprio perché dettata solo dall'economia, oggi la vita buona è pensata come vita di consumi. Consumo dunque sono, si potrebbe dire provocatoriamente oggi. Sicché oggi sono i beni di consumo che dominano la scena. Fanno dimenticare i beni pubblici e collettivi e quindi offuscano la possibilità della ricerca del bene comune. Viviamo in una società in cui si ammette che gli individui hanno una precedenza assoluta, che all'inizio della storia c'erano solo individui e per questo non si può pensare alla loro coesistenza, all'esistenza insieme, alla vita insieme, alla vita in communitas. Come pensare ciò che li unisce e ciò che deve tenere insieme le persone? In verità, proprio nell'attuale crisi a livello mondiale sta tornando la ricerca sul bene comune, anche perché le scienze umane sempre di più attestano che vivere è soprattutto vivere come uomini insieme. Vivere come uomini insieme. Tutte le scienze sociali ce lo ricordano, ce lo richiedono. L'essere umani insieme, non isolati, non gli uni senza gli altri, non gli uni contro gli altri, è l'elemento vitale, indispensabile alla nostra esistenza in quanto persone. Stare tra gli uomini, vivere le relazioni, non è solo ciò che ci ha umanizzato, ma è anche la prima forma del bene che gli uomini conoscono, un bene comune. Senza ecosistema relazionale non c'è un cammino in cui noi diventiamo più uomini. Ecco allora il bene comune, al di là degli interessi particolari e al di sopra di ogni egoismo competitivo. Certamente ci sono beni comuni che appartengono alla collettività, utili all'intera società, bene tangibili come l'aria, l'acqua, la terra, i monumenti, l'eredità artistica, il paesaggio. Sono beni comuni essenziali per raggiungere il bene comune che ingloba libertà, democrazia, uguaglianza, salute, cultura. Nella Costituzione italiana, è vero, non si parla di bene comune, ma l'espressione usata utilità sociale o utilità generale indica che c'è un trascendere l'interesse privato in nome della comunità, della società. La comunità ha diritti proprietari i quali accendono beni comuni, li creano, li mettono in evidenza, beni sottratti all'appannaggio dei singoli. Questi beni instaurano, come scrive il giurista Paolo Grossi, un altro modo di possedere che aiuta il bene comune. Si tratta di essere convinti che non è possibile la polis, la città umana, senza il concorso dei beni comuni materiali e immateriali. Che non è vero che la vita buona di una società si realizza grazie all'autoregolazione dei mercati e che l'espressione bene comune deve tornare ad essere come un orientamento per tutti i membri della società. E non si invochi la situazione della cosiddetta società liquida, postmoderna, per affermare che la ricerca del bene comune è inattuabile.
perché è proprio questa preminenza assoluta della legge del più forte dell'individuo che soppianta e misconosce la forza della legge. Questo mi sembra importante da recuperare, il concetto di bene comune. È inutile che vi rimandi alle vostre situazioni, città, borghi, villaggi, paesi. Credo che tutti voi siete consapevoli che all'interno di queste realtà ciò che oggi è necessario è la ricerca di qualcosa di buono, ma che tocchi tutti i cittadini, che non tocchi solo un gruppo a scapito degli altri, ma che ci sia un'instaurazione sempre ancora di quelle che sono le tre grandi virtù della modernità, che ha espresso certamente l'illuminismo, ma che sono delle virtù cristiane. Dovremmo chiederci perché queste virtù sono state affermate fuori dalla Chiesa e fuori dal cristianesimo, perché con ogni probabilità noi cristiani le avevamo dimenticate e ci è voluto l'illuminismo per ricordarci che libertà, uguaglianza e fraternità sono assolutamente necessarie per una vita di qualità. Però questa è l'eredità cristiana per eccellenza. Anzi, mi permetto di dire a questo proposito che se questa triade ha dato certamente dei frutti di cui tutti voi siete consapevoli, come la libertà per la quale hanno lottato le generazioni precedenti alle nostre, ma oggi abbiamo una certa libertà attestata, nessuno può negarla. Se c'è stato uno sforzo per una certa uguaglianza, che si è andata crescendo fino a due decenni fa, è da due decenni che l'eguaglianza invece viene a mancare e voi sapete che la forbice si sta sempre più allargando tra ricchi e poveri, non solo nel mondo ma anche all'interno della nostra società, dove la ricchezza non è solo attenzione misurata in termini di denari che si possiede, ma anche di possibilità a vivere e a vivere in pienezza nella società, con relazioni, non isolati, non come scarti della società. Ma anche lì sull'eguaglianza dei passi si sono fatti, nonostante siamo in tendenza, oserei dire contraria, da due decenni nell'affermare questa uguaglianza. Però da cristiani dovremmo dire: ma la fraternità è stata affermata? E se non si afferma prima la fraternità, come si potrà rendere solide sia la libertà che la uguaglianza? E la fraternità è il classico valore preminente, fondamentale per il bene comune. Il bene comune nasce se noi ci riconosciamo tutti fratelli, se noi ci riconosciamo uomini e donne con la stessa dignità, che siamo appartenenti a culture, a religioni, a patrie, a situazioni diverse, abbiamo tutti la stessa dignità, perché siamo fratelli. Il cristianesimo, credo che lo sappiate tutti, ha affermato che Dio ci è padre perché noi siamo tutti fratelli e suoi figli. Non è per dare un titolo di più a Dio, ma è per affermare la fraternità tra di noi che noi diciamo che Dio è padre, altrimenti Dio sarebbe un'espressione ambigua, un'espressione vuota, perché tutti hanno degli dèi, tutte le culture. Ma il nostro Dio è sempre stato invocato nel cristianesimo come padre per affermare che noi siamo tutti fratelli e sorelle con la stessa dignità. Il secondo concetto che vi voglio presentare e che sta forzatamente nella scia di quanto ho detto è il concetto di communitas, di comunità. Quando noi diciamo la parola comune,
e il sostantivo comunità, vogliamo affermare una realtà che è esattamente il contrario di proprio. Ciò che è comune non può essere individualmente proprio, non può essere soltanto mio o tuo, perché appartiene a molti, a tutti. La cultura greca aveva espresso questo concetto con un termine, ma che soprattutto è stato il cristianesimo a nobilitarlo e a renderlo addirittura, pochi lo sanno, ma un nome con cui si è chiamata la prima formazione di vita cristiana. Tutti voi pensate che il nome che i cristiani si sono dati sia Chiesa, ma in realtà Chiesa è un nome che è arrivato abbastanza tardi. Il primo termine che si sono dati significativamente è il termine fraternità. Siamo dei fratelli. E Gesù aveva detto: voi non avete nessun padre sulla terra, chiamate padre soltanto Dio che è nei cieli, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. E il termine fraternità, talmente, mi permetto di dire, talmente ancora, anche se lo ripetiamo, vuoto di significato, che nell'attuale Bibbia ufficiale per due volte Pietro chiama la Chiesa fraternità, ma se io vi do i passi per andarlo a trovare non trovate la parola, perché l'ideologia di quelli che hanno tradotto non sono stati capaci di tradurre il termine fraternità come in greco adelfotes e hanno tradotto amore fraterno. No, fraternità è stato il primo nome della Chiesa. Il secondo è stato koinonia, che significa comunità, comunione. Poi l'assetto che prendeva quando i cristiani si radunavano in assemblea è diventato chiesa, ecclesia, cioè assemblea, come siamo noi questa sera. Ma l'assemblea, attenzione, era anche una realtà greca. Quando i greci venivano convocati per una decisione politica e si ascoltava il popolo, si formava un'ecclesia, una chiesa, un'assemblea. Ma i termini proprio dei cristiani erano fraternità e comunione, che vanno al di là di un'assemblea, che, permettetemi di dire, l'assemblea può anche essere politica, può essere sindacale, può essere con tanti altri aggettivi. Ma allora che cos'è la comunità? La comunità deriva, è molto difficile dirlo, da due espressioni, è bene che ve le ricordi. La prima è communus, cum munus. Cum significa insieme, munus significa dono. Dunque comunità, il primo termine, indica un dono vissuto insieme, un dono comune. Ma anche, attenzione, com munus, munus è anche dovere, quindi la comunità diventa anche un dovere comune, una responsabilità comune. Si interroga in merito un mio amico, il filosofo Roberto Esposito: qual è la cosa che i membri della comunità hanno in comune? E risponde: essi hanno in comune innanzitutto un dovere, non una proprietà. Hanno in comune un debito, una responsabilità, un dono da fare agli altri. Ecco, la comunità non fa accedere ad una proprietà, ma anzi espropria i membri della comunità da una proprietà pensata solo per sé, individualmente, e li apre invece a un dono condiviso e a una responsabilità comune. Insomma, all'interno della comunità ognuno deve uscire da se stesso, deve sentirsi mancante, che ha bisogno degli altri, e nello stesso tempo deve sentirsi donato, dato agli altri, di conseguenza ha
aperto alla comunione. Nessuna appropriazione, perché prendere parte, entrare nella comunità, significa condividere con gli altri, significa esporsi agli altri in un movimento che immette tutti insieme in una gratuità in cui vi sono e permangono certamente una dipendenza riconosciuta e una virtù di un agire razionale indipendente. Insomma, la comunità è innanzitutto l'insieme di persone unite non tanto da una proprietà, da un possesso, ma soprattutto da un debito uno verso l'altro. Chi ha avuto soprattutto la capacità di esprimere che cos'è la comunità, è inutile che ve lo dica, è il Nuovo Testamento. E soprattutto è Paolo, all'interno delle sue lettere, che parla della comunità cristiana come una specie di segnale, di immagine per la comunità degli uomini, nella quale si cerca di vivere, di operare, di sentire sempre insieme. Non voglio rendervi il mio discorso difficile, però confido nella vostra intelligenza ed è bene che sappiate questo. Pensate che questo autore, Paolo l'Apostolo, addirittura forza il greco, forza la lingua greca, crea delle nuove parole che in greco sono rarissime, proprio per dire l'atteggiamento, il sentimento, il fare del cristiano sempre insieme. Io ve li dico in italiano, ma li capirete. Paolo non dice mai lavorate, dice sempre lavorate insieme. Paolo non dice mai sentite, dice sentite insieme. Paolo dice non soffrite, ma soffrite insieme. Non dice mai vivete, ma vivete insieme. Non dice mai rallegratevi, ma rallegratevi insieme. Se uno conosce la lingua greca di Paolo del Nuovo Testamento, è colpito da questo insieme. In greco è una preposizione, syn, che noi traduciamo in italiano con cui lui mettere, condividere, collaborare, consoffrire, convivere, consentire. Addirittura Paolo arriva a dire un'espressione, qualcuno la ricorderà, che sembra impossibile. Dice: perché voi cristiani siete chiamati a vivere insieme e a morire insieme. Morire insieme è impossibile, ognuno muore per sé e sapete la solitudine, ma quasi per dire che anche nell'atto finale dell'uomo gli altri devono essere presenti e uno deve sempre stare in una logica di comunione, in una logica di compagnia, arriva a dire a morire insieme. Qualcuno di voi si ricorderà in latino, lo dico almeno in latino, voi siete chiamati ad commoriendum e ad convivendum. Questa è la comunità, è questo vivere davvero insieme. E il primo atto della comunità qual è? Qual è il primo debito? È soprattutto il cominciare a dare la propria presenza, così come l'ultimo atto è dare la propria vita. Permettetemi di fare una digressione rispetto alla relazione. Io sono convinto di una cosa, soprattutto ascoltando le nuove generazioni. Intendo dire le generazioni che si affacciano adesso, adolescenti, ragazzi, giovani, quelli intorno nati un po' prima e un po' dopo all'anno 2000, quelli che vengono chiamati normalmente ormai dappertutto i millennial. Ebbene, se voi chiedete a queste generazioni cosa chiedono alle generazioni
più anziane, alla mia, ma anche alla successiva della mia, a quelli che sono i loro genitori e i loro padri. Ma se li ascoltate bene, non chiedono tanto dei doni all'interno della comunità familiare. Hanno tutto, e voi tutti lo sapete, perché se siete genitori siete impegnati sovente addirittura a saturare i vostri figli, con il rischio qualche volta che date ai vostri figli delle cose prima che i vostri figli ve le chiedono, quindi togliendo in loro addirittura la capacità della domanda, addirittura spegnendo il desiderio. Un giorno una madre, secondo me buona come il pane, non la giudico, non sapeva quel che mi diceva, ma ha detto: mio figlio non ha mai bisogno di chiedermi nulla, prima che me lo chieda io gli faccio già trovare. Volevo dirgli: signora, lei è stolta, non ne può nulla, non le faccio nessuna colpa morale, ma lei pensa che così suo figlio si abituerà a avere i desideri, avrà la capacità delle domande? I figli non mancano di tante cose, mancano di una, del dono della presenza. Il vero problema delle nuove generazioni è la non presenza delle generazioni precedenti. Non hanno tempo, i ritmi di lavoro. Voi vedete nella vita familiare, in cui quelli che un tempo erano i luoghi di comunità, di vivere insieme, oggi sono diventati di grande estraneità. Pensate alla cena in una famiglia in cui ci sono i ragazzi. Loro devono uscire, hanno lo sport, hanno le attività, hanno gli amici, mangiano tra il frigorifero e il tavolo, poi si mangia, la televisione va, è il luogo di massima estraneità e la presenza manca, manca la presenza. Ora in una comunità il primo dono che ognuno deve fare è la presenza, la presenza. Sembra impossibile, noi non capiamo questa grammatica umana elementare, che la comunità innanzitutto richiede delle persone presenti, che sanno dare il loro tempo, che sanno ascoltare. Non è che sempre devono parlare, non è che sempre devono dire, basta la loro presenza per dare significato alla vita. Per entrare nella comunità occorre certamente questo primo passo, è un passo molto importante, la presenza, perché solo in questa maniera noi ci collochiamo gli uni con gli altri, ognuno di noi sa dire dove lui è rispetto agli altri e sa a quel punto innalzare un grido di chiamata verso l'altro, sa fare magari solo un balbettio, qualche volta addirittura lanciare un grido col silenzio muto. Ma abbiamo bisogno della presenza dell'altro. Il vero problema della comunità e della sua sterilità, quando c'ha effettivamente tante cose, ma non c'è questo primo passo della presenza come dono. Ognuno di noi deve fare questo dono a se stesso. In questo dare la propria presenza sta di conseguenza il dare ascolto all'altro. Dare ascolto è più pregnante del semplice ascoltare. E fare il dono all'altro di una presenza che lo accoglie, che cerca di comprenderlo, che sospende il pregiudizio, che vuole a un certo punto mettersi al livello dell'altro e che sa davvero accogliere l'altro così com'è, accogliere il suo corpo, accogliere il suo linguaggio, accogliere che mi parli attraverso una sua voce. Questo essere presente all'altro è inoltre sempre anche un dare del tempo. E dare del tempo, credo che lo sappiate, significa in profondità dare la vita. Perché la nostra vita è tempo. E quando noi abbiamo da dare ciò che ci è più caro, dobbiamo dare assolutamente il tempo.
Questo essere presente all'altro è davvero un esercizio che ci viene richiesto, perché in qualche misura è la maniera con cui noi possiamo davvero edificare la comunità, questa possibilità di vivere insieme. E perché questa presenza, questa responsabilità, questa apertura all'altro che accende la fraternità? Semplicemente perché l'altro ci impone di avere cura di lui in virtù della sua presenza, del suo volto, che è il nostro volto, il volto di uomini che abbiamo una vita fragile e mortale, una vita in cui da un momento all'altro ci può cogliere la disgrazia, la fatica, la malattia. La responsabilità per l'altro ci ha insegnato Levinas, è la struttura essenziale, primaria e fondamentale dell'esercizio della soggettività. Io sono in quanto sono per gli altri, ed essere per gli altri e come essere sono praticamente dei sinonimi. Ecco dove nasce la comunità. Io ho bisogno di te, e quando dico di non avere bisogno dell'altro, uccido la comunità, uccido l'altro. Per questo è molto importante percepire che noi siamo davvero un corpo, con molte membri, con molte differenze, ma dobbiamo cercare un'unità plurale che accolga le differenze e nello stesso tempo tenda in una convergenza verso l'unità. Tutto questo, so bene, è a caro prezzo. Io non traccio nessun volto idillico della comunità, ma voglio soprattutto tracciare il movimento della presenza al dono della vita attraverso la difficile arte del riconoscimento dell'altro, dell'assunzione di responsabilità dell'altro, dell'accendersi della fraternità e del vivere esercitandoci nell'amore. Anche qui molti di voi saranno, penso, cattolici, con riferimento a Papa Francesco certamente forte. Ma che cosa ci dice in profondità Francesco in modo particolare? Il suo messaggio è quello del cristianesimo, non è di una grande novità, perché è il Vangelo. E la Chiesa ha sempre cercato certamente di predicare il Vangelo, ma c'è una cosa in Francesco che accende e in qualche misura ci tocca, ci intriga e ce lo rende qualche volta, in qualche misura, oserei dire, vicino, con la sua capacità qualche volta anche di ferirci. E quando Papa Francesco chiede che l'incontro con l'altro avvenga corpo a corpo, volto contro volto, occhio contro occhio, mano nella mano, Papa Francesco ha il coraggio di dire che bisogna toccare la carne dell'altro. Il suo linguaggio non piace alle persone vitree e alle persone le quali hanno un comportamento che sembrano preoccupate costantemente, oserei dire, dal contagio. No, l'incontro avviene insieme, corpo a corpo. Provate una cosa, ve la dico solo come esempio. Quando domani percorrerete la strada per andare al lavoro, per andare in città, provate a vedere quando vi viene incontro una carrozzella con un bambino handicappato, con un ragazzo malato, qualcuno che chiede l'elemosina. Guardatelo negli occhi, avvicinatevi, faccia nella faccia, mano nella mano. Nessuno di voi sarà cattivo da non sentire compassione. La nostra compassione è la fretta con cui noi non vogliamo fermarci, con cui noi non vogliamo vedere. È per questo che Gesù, quando delinea il giudizio finale,
e ve lo dico perché sta settimana Papa Francesco ha osato dirlo, io l'ho sempre detto con le pinze, ma adesso l'ha detto il Papa, e dice il Papa che nel giudizio universale i peccati fatti per debolezza della carne saranno peccati lievi. Peccati lievi, ma che i gravi peccati sono quelli che Gesù ha denunciato di omissione, quello per cui saremmo giudicati. Avete presente nel Vangelo di Matteo? Avevo fame, non mi avete dato da mangiare, ero in carcere, ma avete detto ben gli sta, stia lì a espiare le sue cose, e non siete venuti a trovarmi. Ero malato, avevo l'Alzheimer, e voi avete detto intanto non capisce nulla, inutile prestargli troppa cura. Questi sono i peccati d'omissione per cui il Vangelo ci condannerà. I peccati della carne, permettetemi di dire, sono peccati, ma si riparano facilmente. Questi no. Allora vedete che la comunità è davvero un assumere la responsabilità dell'altro, reale, in carne ed ossa. Accettando mai che l'altro diventi uno scarto, accettando mai che l'altro sia messo da parte e che non sia riconosciuto nella sua qualità di uomo. Noi cristiani non facciamo la carità agli altri perché l'altro è povero, è malato, perché l'altro è storpio. Noi dobbiamo avvicinarci, incontrarlo come un uomo. Quando lo incontriamo come uomo, scopriremo il suo bisogno. Qualche volta sarà la povertà economica, qualche volta la malattia, qualche volta la solitudine, qualche volta l'isolamento, qualche volta l'infelicità di chi nella vita non ha mai visto un giorno di gioia. Allora poi appresteremo la nostra maniera di avvicinarlo. Ma noi lo avviciniamo perché è un uomo, quindi un fratello, perché è una donna, quindi è una sorella. Questo è creare la comunità su basi radicalmente umane che il cristianesimo non contraddice, ma che il cristianesimo illumina. E termino. Bene comune e comunità. Noi oggi siamo in una situazione culturale che certo non sto lì a fare la pagella di tutte le patologie che ormai le conosciamo dai sociologi, dagli psicologi e dagli antropologi. Sappiamo benissimo, dicono che la nostra società è narcisista, che la nostra società è individualista all'estremo, che la nostra società è malata di un'egolatria, di adorazione di se stesso, di un egoismo forsennato che guarda solo gli interessi individuali e non tiene più conto degli altri. Ma questo è andare verso la disumanità. Significherà avere una vita meno felice, una qualità di vita meno buona. E prima o poi non solo ne patiranno le nostre istituzioni politiche, sociali, giuridiche, ma ne patirà il nostro vivere quotidiano. Io credo che è il momento di avere un'insurrezione delle coscienze, e di opporci, di fare resistenza alla tentazione di una barbarie che ci viene avanti. Noi, lo capisco, abbiamo avuto per decenni le ideologie, e le ideologie davano un orizzonte agli uomini. Capisco che queste ideologie si sono mostrate fallaci, false, sono mostrate ideologie non realizzate. Però attenzione, senza un orizzonte comune, senza la speranza, noi uomini siamo condannati all'infelicità. Questa è la realtà. Ora la domanda è: vogliamo una vita felice per noi e le generazioni che vengono in questo mondo? Dobbiamo saper fare resistenza alla barbarie, e saper valorizzare quell'eredità umanistica cristiana che ci sta alle spalle e che noi non dobbiamo reinventare da capo, ma che fa parte di tutta la nostra tradizione e che ci può dare una vita più buona, una convivenza più bella. Grazie dell'ascolto.
ma vorrei dirvi davvero una cosa che mi sta a cuore. Sono vecchio, ho 75 anni e come chiunque abbia la mia età fa i conti della vita passata sapendo che gli anni davanti sono incerti e che da un momento all'altro può arrivare un grande scalino da scendere quando addirittura non si tratta di cadere. Bisogna essere realisti. Ho edito questo libro sulla vecchiaia, la vita e i giorni, proprio non è un'opera letteraria, a partire dalla mia esistenza, da quello che ho vissuto. È un libro che dice ciò che io ho vissuto e che dice un grande grazie alla vita. Da vecchio io ringrazio d'essere vissuto ed aver potuto vivere fino a quest'età, ma questo grazie va a quelli che hanno vissuto insieme a me, perché solo facendo con loro vita comune, solo avendo una speranza comune, è stato possibile per me avere una vita buona, bella e segnata dalla felicità. Vorrei dirlo a voi e alle nuove generazioni, non dimenticatelo, sono gli altri la nostra felicità. Da soli non abbiamo felicità, con gli altri troviamo ragioni di essere felici e che vale la pena vivere e che vale la pena anche qualche volta spendere la vita per gli altri, perché questo rende la creatura umana più bella e soprattutto dà speranza ai ventenni che saranno loro presto i grandi protagonisti della vita. Grazie ancora.